Ciao a tutti, ecco qua il nostro ukulele. È uno strumento simile a una chitarra, però ha soltanto quattro corde invece delle sei della chitarra e quindi è anche più facile da suonare, molto adatto alle mani di un bambino o di una bambina, come Olimpia. Per fare dei semplici accompagnamenti va benissimo. Vediamo come si contano le corde. Le corde si contano a partire dal basso, risalire verso l'alto, quindi la corda più in basso è la prima. Poi c'è la seconda corda, che è quella subito sopra, poi c'è la terza e infine la quarta. Le quattro corde sono accordate a partire dall'ultima, lo so che è un po' strano, ma ci si fa l'abitudine, in Sol, Do, Mi e La. Se ascoltate bene, vi accorgete di una particolarità, ossia la quarta corda, l'ultima, non è la più bassa. La più bassa è la terza, poi in ordine di altezza c'è la seconda, poi c'è la quarta e poi c'è la prima. È un po' strano, ma è anche la caratteristica che gli dà quel suono così particolare nel momento in cui accompagniamo un brano. Come si accorda? Si usano queste manopole che prendono il nome di chiavi e o con un'applicazione del cellulare o con un accordatore o anche seguendo il suono che adesso vi farò sentire. Si accordano le corde in modo che siano nel giusto ordine, quindi si inizia dal Sol, che è questa nota qua, poi si passa al Do, poi al Mi e infine al La. Questo è il suono finale, molto tipico, molto particolare. Come bonus, oggi, come extra, impariamo subito il primo accordo, che è l'accordo di Do. Si preme con il dito il terzo spazio che vedete da qua, sulla prima corda, e il suono è quello dell'accordo di Do. Ci vediamo tra poco per un'altra lezione. Ciao!